La rassegna culturale Subumbra Castanearum prende il titolo da ciò che è scritto da un cippo che attualmente si trova nella piazza del Monastero del Santissimo Salvatore, dove si dice che Pio II, il grande papa umanista Nea Silvio Piccolomini, veniva qui ad Abbadia San Salvatore durante l'estate e Subumbra Castanearum, all'ombra dei castagni, godendo le frescure dell'Amiata, accoglieva gli ambasciatori e scriveva le sue costituzioni. Quindi il grande papa umanista che faceva della cultura quel bene spirituale che devono godere tutti i cittadini. Noi la vogliamo questo festival offrire proprio ai cittadini dell'Amiata e ai cittadini che in quei giorni sono ad Abbadia San Salvatore in villeggiatura come occasione di godere di quell'ozium latino che fa tanto bene oggi allo spirito e anche alla salute mentale. È una rassegna molto ricca, nutrita, si partirà con una importante conferenza di Michel Spike su Matilde di Canosse, rapporti con il giurista Pepo, un giurista di grande importanza, forse maestro anche di colui che fondò la scuola giuridica bolognese, il bolognese Nerio. E lì, attraverso gli studi di Michel Spike, metteremo in risalto proprio le ricchezze di alcuni documenti che sottolineo come l'Abbazia fosse ai tempi di Matilde di Canossa un grande centro culturale. Matilde di Canossa arrivò per ben due volte su all'Abbazia, incontrò Pepo e due volte fece anche dei lasciti che noi non sappiamo. Quindi un filone di ricerca che potrà continuare. Ma la cosa importante di questa rassegna, organizzata dall'OSA, dalla LUA, dal neonato Centro Studi Storico Ambientali di Abbadia San Salvatore, in collaborazione con tante associazioni, la Proloco, eccetera, vuole essere un banco di prova di quella volontà di stare insieme tra le tante associazioni che vi sono nell'Amiata per costruire quel progetto che è ancora utopia, che noi vogliamo definire come Casa della Cultura. Tanti saranno gli argomenti, ripeto, Matilde di Canossa, ci sarà una relazione di Concetta Bianca sull'Amiata nei commentari di Pio II, ci saranno lezioni sull'anarchismo e la sociologia politica in Francia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, a cui ha fatto riferimento tanta parte del pensiero anche di Davide Lazzaretti. Ci saranno poi due momenti anche importanti di riflessione sulla storia più attuale, la presentazione di un libro di Alberto Scandone, segretario di Berlinguer, giovane laperiano che si avvicinò al Partito Comunista e poi divenne segretario appunto di Berlinguer e che fu ad Abbadia San Salvatore proprio la settimana prima di morire nell'incidente aereo di Punta Raisi. Ed è stata questa figura importante per tanti giovani dell'Amiata che si avvicinavano all'impegno politico in quegli anni lì. Ci saranno altre relazioni, ad esempio su Beppe Sozzi, sul movimento delle Acri, la scelta a sinistra delle Acri che influenzò anche i giovani di Abbadia San Salvatore. Insomma, tutti gli argomenti che saranno trattati, ivi compresi alla presentazione di alcuni libri di autori locali, sono tutti attinenti direttamente e indirettamente alla storia di Abbadia San Salvatore e più in generale dell'Amiata. Da qui l'importanza di questa rassegna che, ripeto, allieterà, io penso, in un modo intelligente i turisti e gli abitanti di Abbadia.